Ehi, la ciurma! Ebbene, come potete vedere, mi sono in un certo senso tirato fuori dal pasticcio, ma involontariamente, nel senso che sono salito su una montagna per cercare di vedere dove fosse la base e sono morto. Una cosa però che ho trovato sui forum, e morendo sono rispawnato qua, quindi l'affare l'ho perso in giro. Una cosa che mi ha fatto notare però sui forum, mentre cercavo una soluzione per trovare la casa, è che la casa è sempre posizionata alla base di partenza, è sempre posizionata lungo l'equatore, e l'equatore può essere riconosciuto da questa scia, diciamo, di stelle che si muove sempre, sia di giorno che di notte, e quindi una volta che ci si allinea a queste stelle basterebbe teoricamente continuare in linea retta e prima o poi si incappa nella base. Ho provato a farlo, ma non ci sono riuscito. E sono morto. Però vabbè, ci abbiamo provato e ho imparato questa cosa qua che potrebbe tornare utile a qualcuno prima o poi. Un'altra cosa che mi hanno detto assolutamente di fare è di utilizzare i fari, perché dovrebbero essere molto comodi per indicare la posizione. Perché se dopo un tot si perde la distanza, cioè si perde l'indicatore di casa, basta piazzare un faro. E questo è comunque visibile anche da lontano. Quando magari a un certo punto. No! Kaiser. Sono scemo perché vago così senza. Senza fare attenzione, ok. Dico, magari perdiamo il segnalatore della casa, ma vediamo ancora il nostro faro. L'unica cosa, ho paura che questo faro possa essere portato via. No, 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 è ancorato al suolo, ottimo. E un'altra cosa è che abbiamo una bussola sotto, ma non ci si può fare molto affidamento, perché effettivamente quando finiamo per esempio il polo nord o il polo sud, dice praticamente nulla, cioè non può aiutarci. Quindi allora adesso vorrei andare ad esplorare un pochettino meglio, ma mantenendo una linea di fari che ci dia un'indicazione più precisa di dove è la nostra abitazione. Anche se tutti ballano tra le te. No, anche se andrei a magari finire di esplorare quelle caverne sotterranee. Perché mi sa che non avevamo ancora finito di esplorare tutto. Correggetemi se sbaglio. No, se sbaglio non potete correggermi, perché tanto questo video voi lo vedete che io ho già fatto la cavolata. E quindi niente, andiamo all'avventura, vediamo un po'. Ho perso tutto, quindi non ho più i tether. Mi ha mantenuto i pannelli solari per fortuna, ma il resto. Ciao. Era. Così a precipizio. Ah, c'era una discesina qua che avevamo. Uè! C'era una discesina qua che avevamo fatto, no? Sì. Allora, no, avevamo detto forse che di qua non serviva niente. Quindi andiamo in questa direzione. E vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche risorsa interessante, qualche ricerca che può avere del senso. Da che parte dobbiamo andare? No, proviamo ad andare di là. L'altra volta avevamo iniziato a esplorare questa zona qua, poi eravamo tornati indietro per cause di forza maggiore. Sì, avevamo bloccato qua, ma mi sa che di qua non avevamo finito di esplorare. Altrimenti avrei riportato indietro i tether. Ah, che tra l'altro non avendo del composto non ho neanche dei titer, quindi sono sceso qua per niente praticamente, perché. Composto qua sotto non ne troveremo. Allora, qua c'è della malachite. Laggiù in fondo cosa. Ah, è un pezzo di energia. Ma. Non mi interessa particolarmente, abbiamo fatto la cavolata perché sono sceso giù senza avere un minimo di composto. E quindi senza tether qui va a finire che ci moriamo male. Qui è ancora più in profondità, tutto così verde. Cos'è questo? È una ricerca, ottimo. Non l'ho mai vista, tra l'altro, questa ricerca. Cerchiamo di farcela tornare in là. Ai nostri tether, se andiamo nella direzione giusta. Sì,
Sì, vedo dei titer. Oddio, ossigeno 50%. Ok. Ottimo così. Allora, adesso dobbiamo cercare di salire qua sopra con lo staffare in mano. Ok, sta andando bene. Non parliamo troppo presto. Oh, effettivamente secondo me dovrebbero pensare o a un sistema di scale che puoi fare, delle scale craftabili. Oppure un modo migliore per trasportare le ricerche, perché così a mano è una scomodità infinita. E tra l'altro, essendo una ricerca di un tipo diverso, mi sa che non cioè che dovremmo trovare qualcosa di interessante. Là sotto è anche tutta roba mai esplorata. C'è ancora tantissimo da scoprire in queste rovine qua sotto. Cioè in queste rovine, in queste caverne. Allora, lanciamolo là. Saliamo. Ok. Wait. No. Ho parlato troppo presto. Ok. Sento vento, una tempesta. Speriamo di no. Che tra l'altro non vi immaginate nemmeno quante tempeste ho dovuto affrontare dentro quel trabiccolo. È terribile tu affrontare una tempesta in quel trabiccolo perché dà l'impressione che non sopravvivi. Il trabiccolo e tu con lui. Ma invece sembra che resista alla perfezione, non ha avuto problemi in nessuna tempesta, quindi suppongo che sia completamente stabile, ecco. No, vediamo cosa troviamo. Speriamo qualcosa di interessante. Ok. Stoccaggio. Ok, non me lo ricordo questo. È qualcosa che stampiamo? Ah, sì, è quello che permette di tenere più roba. E costa 2 di composto. Dovremmo andare a farmare effettivamente un po' di composto perché ne abbiamo bisogno come se non ci fosse un domani. Mi sa che qua però avevamo già esaurito il tutto. Allora torniamo un attimo in là a vedere se troviamo del composto da qualche parte. Ovviamente proprio mentre inizia la notte dobbiamo andare. O sta sorgendo il sole? Boh. Tra l'altro un'altra curiosità è che ho scoperto il sole è più lento di no, non è più lento, è più o meno veloce quanto il rover. Perché guidando il rover si può stare al passo con il muoversi del sole. Eravamo andati laggiù in fondo per prendere che cosa c'era del composto qua giù in fondo. Sì, che abbiamo saccheggiato di brutto. Non c'è del composto qua in giro, allora là c'è dell'ossigeno, quindi teniamocelo. E quello è del composto forse anche, eh? Sì, splendido. Ok, abbiamo poco ossigeno, ma prendiamo qua e torniamo verso casa. Subito dritti filati. Gli altri titer dovrebbero essere qua, ottimo. Quello ogni tanto rotola, vabbè. Per fortuna che l'abbiamo trovato così comodo il composto, perché altrimenti avremmo potuto avere un po' di problemi a fare degli altri titer. Perché almeno un rover per cercare dell'altro composto dovremmo tenercelo, visto che non abbiamo più risorse qui nei dintorni. Iniziamo davvero a non avere più risorse nei dintorni. Allora, abbiamo proprio 4 di composto giusti, giusti? No, 5. Meglio, così abbiamo, ci teniamo dei titer da parte. No! Ma vaffanbrodo, dove è andato? Ok. Fai i titer qua e tu fai il rover. Ah, dobbiamo fabbricare anche il posto adesso, visto che non c'è più.
serviva per fare il posto? Ah, due di composto tanto per cambiare. Che però non abbiamo, vero? Alluminio, resina. No, ne ho visto uno qua. No, forse resina anche questa, sì. No, dobbiamo andare a cercare dell'altro composto. Almeno due di composto, perché qua se no non possiamo prendere il mezzo. Allora, questi titer qua dove andavano? Andavano in là verso quell'astronave, poi dopo c'era qualcosa di interessante. Speriamo. Credo che questo composto ci sta servendo più di quanto non potessi pensare. Ma guardate quanto è buggata tutta la roba per aria. Allora, là c'è della resina, ma non ci serve. Altra resina là, io ho bisogno di composto però, porca miseria. Ma l'ossigeno al 50, devo tornare in là verso i titer, altrimenti ci moriamo. Oddio, va a finire che ci moriamo. Sta arrivando a soffocamento. Al pelo, porca di una miseria ladra. Allora, utilizziamo dei titer. Mi spiace sprecarli così, ma vuole dire che li raccoglieremo tornando. Mi sa che non c'è un Kaiser in questa direzione. Sono delle piramidi laggiù in fondo. No, delle montagne. Tra l'altro in tutte queste peregrinazioni non ho trovato neanche un albero. Nel primo mondo che avevo fatto qua, avevo trovato un albero e... Cioè no, avevo trovato un sacco di alberi con un sacco di ricerca e quindi ero avanzato molto in fretta, mentre qui non sto trovando davvero nulla. Più che altro non trovo il composto. Ok, niente energia, ma noi cerchiamo... Allora, fatto un po' di scorte di ossigeno per conservarlo quando lo finiremo. Oh, del composto. Splendido. Ovviamente non abbiamo energia ora che abbiamo l'ossigeno. Dai, almeno uno di composto ci serve. Ok. Torniamo verso là. Dove erano i titer però? Ma porca miseria, puoi buggarti in mezzo a sti pezzi di foglie? Dove erano i titer? Là. Ok. Ah, già mi è presa l'angoscia. Ma aveva fatto tutta questa strada? Eh sì, perché avevamo raccolto l'ossigeno. Servono davvero scorte di composto, perché altrimenti senza titer non si va da nessuna parte. Ora come ora. Conviene che mantenga un po' di scorte di composto là, altrimenti siamo persi, perché non riusciamo poi più a raggiungere niente.
Io prenderei il rover e lo utilizzerei per fare dei viaggi qui intorno. E ma al posto possiamo costruirlo anche da là. E chiede uguale, sì, allora costruiamo direttamente qua. Allora. Ok, vai, costruisci il posto. Ok. E andiamo in là a recuperare il resto del composto che non siamo riusciti a prendere. Sperando che le batterie del rover reggano fin là. Fin là e ritorno, perché non ho abbastanza composto per mettergli il pannello solare. Ok, eravamo arrivati là dove c'era qualcosa d'ossigeno. Ma sei scemo o cosa? Sì, e poi dov'era però il composto? No, dov'era? Ah, qua, eccolo. No, forse non era lo stesso. Ovviamente hai esaurito le batterie l'affare. Poi ci torniamo qui indietro. Forse posso piazzarci i pannelli solari piccoli, posso? Ah, vediamo un attimo. Allora, non volevo fare quello, ma... Q, allora. Sì. Vanno ottimo e sta prendendo energia da cosa... Ah, perché sta sorgendo il sole, ottimo. Ok, mi sa che qua non ce n'è altro, quindi facciamo che tornare verso la base. Che già là era difficile da vedere. Terribile. Non so neanche quanto composto abbiamo preso alla fine. Mi sa non tantissimo. Sa che dobbiamo trovarne altro in giro, presto anche. Il faro non mi ricordo cosa necessita per essere costruito. Adesso controlliamo. Allora, scendi qua. Allora, per il faro che cosa serve? Tinter solare, faro. Un composto, tanto per cambiare. Allora, no, con due di composto andrei a fare lo stoccaggio, perché se non sbaglio lo stoccaggio ci permette poi di tenere sia il solare che altra roba. Ah, mettiamo lo stoccaggio sul nostro rover, togliamo i pannelli solari però adesso che non ci servono. Cioè servono più il nostro zainetto che non a lui. Ok. Mi sa che non ci sta però il pannello solare. Proviamo, mi sa di no. Mi sa che... no, è solo per risorse. È solo per risorse. I pannelli solari piccoli invece ci stanno. Sì, e le risorse anche, quindi mi sa che farò dei pannelli solari piccoli a sto punto per...
Per permettere lo spostamento e portiamoci dietro magari anche un paio di fari. Non ho più i tether, teniamoci dei tether. Allora, metti dei pannelli solari qua. Ok. Lascerei un composto qua di scorta, se per caso fosse necessario, si rendesse necessario. Allora, pannello solare ce l'abbiamo là. Un faro ce l'abbiamo. Costa un composto il faro, dobbiamo andare a cercare dell'altro composto. Poi non abbiamo ancora le pale eoliche, tra l'altro. È un bel macello. Allora, il faro lo teniamo là. Per ora, saltiamo a bordo del nostro autoveicolo, si sta facendo di nuovo notte. Proviamo ad andare in questa direzione. Proviamo ad andare in questa direzione. Non cadere nella buca. Allora, qua sparisce secondo me la nostra casetta, Nespa. No, si vede ancora. Per un po' si vede ancora. Ok, si vede, sì. Direi che qua il primo faro ci sta tutto. Allora, lo piazziamo qua, ottimo. E risaliamo. Se trovassi del composto sarei molto felice. E invece troviamo una tempesta del manga. Vediamo se riusciamo a spostarci per arrivare almeno fin là. Dove c'è l'energia, non spostarmi. Ok. Non si vede neanche niente. Volevo vedere se il faro si vedeva da qua, ma guardate come viene sballonzolato tutto il rover. Ho sempre paura che si ribalti e ci faccia cadere fuori. Ok, no, si vede il faro, si vede ancora a casa, tra l'altro. Di qua, meglio essere sicuri e abbondare. Ma prenderei un po' di energia anche da qua. Ok, e li vado a mettere qua sopra. Così che se servissero se li prende direttamente. Ok. Ed effettivamente è notte, quindi se li prende di già. Là che cos'è? Mi sa resina, eh. Sì. O idrazina, no, resina, eh. Allora, il faro si vede ancora, mi piacerebbe trovare del composto però intorno magari. Oddio, invece qua c'è un precipizio enorme. Allora, facciamo attenzione perché tra l'altro passare in questi posti con il rover è davvero sempre un bel casino. Perché o gli si fa una piattaforma o è un... là c'è del composto, l'ho visto. Dov'è la rover? Teniamolo d'occhio, ok, là e là più giù c'è il faro. Stiamo esaurendo l'ossigeno, meglio che andiamo verso il rover. Possiamo fare i tether della rover, vero? Sì. No? Sì. Mettiamo un paio di titer in quella direzione. Così ne approfittiamo per prendere il... No, dov'era il composto? Era ben di qua o no? Sì.
Allora. Dai, dammi un altro pizzico di composto. Ottimo. Allora, no, dov'è il mezzo? Ok, di là. Stiamo consumando tutta l'energia proprio per alimentare noi alla fine. Vabbè. L'hai esaurita tutta? No, non è che troppo, dai. Qui, no, fermiamoci un attimo perché un altro faro ci starebbe bene qua, infatti. Ma a parte che abbiamo del composto, quindi la nostra missione qua è compiuta. Possiamo... lasciamo un faro qua. Giusto per dire che ci siamo stati. Ok, torniamo verso il faro numero 1. Aia, no, ribaltarti. Ok, attenzione. Ok, dai che arriva il sole, sole uguale energia per tutti. Ok, ecco il sole. Ottimo, direi che sto giro la missione è stata abbastanza un successo. Vediamo se riusciamo a parcheggiare. No, volevo parcheggiare là, ma vabbè. No, wait. Ok, attaccati là. Splendido. I due pannelli solari ce l'hai? Io i pannelli solari ce l'ho. Facciamo magari un altro faro da metterci sopra e lasciamo un paio di composto qua alla stazione, che perché non si sa mai quando ne avremo bisogno. Di sicuro ne avremo bisogno quando l'avremo consumato. Dice no, ma tanto non ci serviva. E vabbè, gne, gne, gne. E niente, quindi direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo cercato di migliorare un po' la nostra situazione. Abbiamo scoperto lo stoccaggio. Avrei preferito tipo le pale eoliche o qualcosa di più utile, ma vabbè, questo è quanto. Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata. Ah, ricordatevi un bel pollicione e un bel commento qua sotto.